Salve gente, benvenuti nell'unica serie settimanale del mio canale, yeah! Andiamo a trovare la gente che arriva. Dal soffitto è caduto, dai. E che ci fa lei adesso? Vi ricordo che il server su cui è ostato Regno di Cina è offerto da Nitrado, quindi se volete dare una mano a tenere il regno aperto oppure volete crearvi la vostra modalità e ostarlo su un server, potete appunto acquistarne uno usando il link in descrizione. Oh no, ho notato una cosa. Mi hanno avvertito e mi hanno detto che ci sarà una specie di matrimonio organizzato dalla gente. Io non ne sapevo assolutamente niente, quindi ho lasciato alcuni admin costruire una chiesa. E c'è molta gente che è vestita tipo in modo elegante per partecipare al matrimonio. Guarda, lascia un sacco di gente in giacca e cravatta. Oscura chiesa di venerazione di Merlin. Doni per gli sposi donate. Ciao. Sì, ma non rubate. Aspetta, devo fare qualcosa qua perché sennò... Ok, ho fatto un po' di cose così la gente non ruba. Ed eccoli che esplorano la nuova chiesa del regno. Molto, molto bella, mi piace. Piace. La cosa che non mi piace però è che la larghezza è pari. Quindi non c'è un centro. Cioè sono quattro blocchi, bisogna camminare qua al centro. È orribile. Vediamo, prima o poi arriverà lo sposo. Comunque abbiamo anche i cavalieri del re che stanno nel, cioè... Evento epocale. Qua a quanto pare abbiamo la sposa che è Tiger. Non ne sapevo niente, giuro. Ma chi sarà lo sposo? Abubu, ecco lo sposo. Non è lui, lo so. Mi chiedo, in tutto sto ambaradando in persone, ci sarà il prete? Dov'è Tag? Ma come i cavalli dentro? Ma scusi, i cavalli! Venga qua, non sono ammessi i cavalli e asini sopra i cavalli. Un sacco di gente è vestita bene, mi piace un sacco. E poi ci sono io che sono tipo... sì, un barbone, ok. Yeah! E dato che Tag era troppo impegnato a scartare le carte di Yu-Gi-Oh!, purtroppo non ha potuto partecipare come sacerdote per il matrimonio. Quindi abbiamo scelto un'altra persona e in più mi sono divertito ad uccidere un po' di gente che stava dando fastidio. E dopo tutto ciò, ecco a voi il matrimonio. Fratelli e sorelle, siamo qui riunite per celebrare questa oscura unione tra questo tizio che si chiama... come ti chiamavi tu? Mongolo. E la famosissima pop star messicana Tiger Womanita. No! Quindi ora guardate la mia bellissima faccia sul soffitto. Vuoi tu prendere in moglie la signorina pop star super famosa modella messicana Tiger Womanita? Mi sparo, Lei, signorina Tiger Womanita, pop star messicana, leader dei folgore, vuoi tu sposare Fake, qui rappresentato da Crisp, detto l'anarchico delle volpi? Per me è la cipolla. Ok, ha detto sì. Sì. Che il testimone passi gli anelli, presentate il vostro sacrificio umano. Signor Creeper, è stato scelto come sacrificio umano dagli sposi, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Bene. Baciatevi. Vabbè, no. Facciamo una toccatina. Ma come una toccatina? Ok, il matrimonio è finito così. Quindi sono tornato a vedere come stanno gli altri team e ho scoperto che alcuni membri del team Arstotzka sono tornati. E guardate un po' cosa stanno facendo. Stanno spiando una persona. Forse li ha visti. Ehi, Ciccio, attento. Là sotto c'è gente. Devi scappare. Scappa. Oh no. Zombie, scappa. Che cosa sta succedendo qua? No, non di là! Perché mangi carne cruda? No, scappa! Sì, vabbè, con la carne cruda sto qua, va bene. E ha fatto una bella fine. Oh, allora non sono qua a sfamare tutto il server io, eh. Stavo cercando l'origine di quei tuoni che sentivo ogni tanto e... Oh mio Dio, che cos'è sta roba? Sembra una specie di posto corrotto, strano, pieno di scheletri. Chi diamine l'ha costruito? Io non ho costruito niente, giuro, ma...
c'è un gruppetto di persone del matrimonio di prima che stanno provando a scalarla, non lo so. C'è anche un lupo volante che vola via, guarda. Beh, buona fortuna, sembra abbastanza alta. Oh, qui abbiamo lo sposo invece. Cosa sta cercando di fare? E soprattutto, perché ci sono delle persone nel tetto là sopra? Cosa state facendo? Noi siamo un piccolo team che di recente ha fatto un'alleanza. Ah, sono il team Tegolini. Ah, li riconosco, team Tegolini. Sto imparando i team. Sto studiando, sono bravo. 9 preso. Ma ora ci stanno delle persone che ci hanno definiti malcapitati. Che strana serie di eventi. By the way, noi siamo i 2M2K. Ok, interessante. Riconosco anche quel team. E il fatto che abbiano fatto l'alleanza col team Tegolini credo sia una buona cosa. Ci servono più alleanze nel regno. E a proposito di alleanze, andiamo a vedere come sta messo il nostro re. Guarda qua, con tutta la base costruita dentro un canyon, con l'alleanza del piedino d'acqua, bellissimo. Ascensore, discesa, salita. Come diavolo avete fatto a fare un ascensore che non siamo in 1.13? Biscotto biscottoso dell'amicizia, Giorgio. E anche loro ovviamente hanno il famosissimo spawner di mucche con erba intorno, perché a quanto pare piace l'erba. Però come sempre rimarranno qua dentro forever. Ok, come non detto, stanno uscendo. Ok. Base degli Anubi. Obiettivi eliminare... Ci hanno pensato da soli, non è importante. Però mi piace la base. Dove eravate finiti? Non eravate nel Nether? Stiamo facendo la nostra base. Ti piace? Sì, carina, un po' stretta, però sì, dai. Siete un po' in tantini per una base del genere. Poi considerando che ci avete l'intero gregge di Heidi qui. Oh, guardate cosa hanno fatto. E anche gli alberi. Aspetta, buttiamo giù 50 alberi per fare un solo albero di crafting, ok. Sono andati avanti e hanno fatto veramente un'intera città di crafting table. E la cosa bella è che qua sotto c'è una specie di caverna di fornaci, l'ho letto nella wiki. E poi stanno facendo anche i sotterranei, guarda! Bellissimo. Sai un accendino qui quanti danni. Poi ho notato un'altra cosa. Il team baristi ha distrutto la sua vecchia base e ne hanno creata una nuova a quanto pare. Ma la cosa che adoro è questa, cioè c'è una faccia di creeper scolpita sul muro, è bellissimo. Che è che succede se premo questo pulsante? Quindi voi potete fare così. Oh, bellissimo, guarda! È bellissimo! No! Però diciamo che sono appena agli inizi, quindi non vedo l'ora di vedere come sarà la nuova base. Poi qua abbiamo... Non riconosco la bandiera. Mini tempio per pregare Tag. Ah, Tag, giusto. Ah, siete il team Folgore. Bellissima la base, bellissima. Beh, ora sono indeciso a chi dare il premio per miglior base dell'episodio. Scusi, signore. Signore. Oh mio Dio. Signore. Ma mi sta ascoltando? Almeno si giri, please. Oh mio Dio. Salve. Stava distruggendo il pesce palla? Salve, stai sistemando il pesce palla? Ah, con delle fornaci. Sì? Oh, ok. Allora ti arriverà una banconota. Perché hai fatto un bel lavoro. Mi piace proprio, col vetro lì, che sembra tanto un occhio del pesce palla più storpio del mondo. Con un'entrata bella. Mi piace. Abbiamo Simone che sta usando dell'acqua per allontanare dei creeper. Bella tattica. Mi porterò sempre una bottiglia d'acqua in giro, guarda. Che su Minecraft non bisogna bere. Bisogna dar bere alle piante, ai creeper. Però leviamogliela, dai. Arrivano i soccorsi! No, occhio! Ok, è arrivato il momento di dare le banconote. Prima banconota, come sempre, la diamo al re, perché è sopravvissuto un altro episodio. Poi... Oh mio... No, hanno fatto un intero piano sotterra. Ma quanto è grande sto posto? Va, seconda banconota, beccate. Poi terza banconota la voglio dare a questo tipo qua perché appunto ha sistemato il pesce palla. E poi ultima banconota, ero indeciso tra il team Folgore e il team dei baristi perché entrambi hanno fatto una base che era però alla fine ho deciso lo diamo al team dei baristi per questo e anche perché mi piace come hanno abbellito la base con tanto di tunnel per gli alloggi e
qualcos'altro. Ah, è arrivato Isaac, è arrivato Isaac. Prendi Isaac. Oh, ecco, prendi. E quindi questo è tutto da questo episodio di Regno di Cina. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente mettete mi piace. Vi ricordo che giochiamo ogni sabato sera alle 20:30. Se volete entrare nel server, vi basta avere Minecraft Java Edition e dovete entrare nel mio server Discord per ottenere l'IP per entrare. E detto questo, ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.